La banda degli onesti è una tipica commedia napoletana, la tipica commedia degli equivoci. Vi garantisco delle grasse risate. La banda degli onesti nasce nel 98 come idea, al centenario della nascita di Totò. Mario Scarpetta volle fare un omaggio al principe della risata, lui volle portare in teatro un successo del cinema. Il plot narrativo è quello della storia del film, però ovviamente sapeva che il confronto sarebbe stato inevitabile, quindi volle distaccarsi, i personaggi sono altri, non hanno gli stessi nomi, non ci sono le stesse gag, non ci sono le stesse soluzioni sceniche. Funzionò nel 98 benissimo e sta ancora dando grandi risultati anche oggi. La cosa, per esempio, molto divertente è che non si ferma mai, non ci sono bui, non ci sono buchi di scena, è un continuo piano sequenza aiutato da un girevole che aiuta il pubblico a entrare nella commedia, nel vivo del nostro palazzo. Perché non abbiamo più nemmeno la casa! Oh Gesù! Ma allora siamo in miseria! Ah, ci hai messo un po' di tempo, ma l'hai capito! Io interpreto Adele, la moglie del portiere, sono l'unica che non parla napoletano, farò una romagnola, una donna del nord, quindi ci sarà questo confronto proprio regionale di una donna sposata con un napoletano. Per la prima volta interpreto una mamma, però mi viene molto bene, molto spontaneo, perché ritrovo la mamma poi che sono anche nella vita. Ah, Genna, Alfredo dorme in teno schlet. Ma io da lei, mi ti mangia la sera. Ho detto che Alfredo dorme nel nostro letto, chiaro? Ricordo che ho di Mario Scarpetta è un ricordo straordinario, innanzitutto perché l'ho sempre ritenuto e lo ritengo ancora uno dei più bravi attori che noi abbiamo avuto. Quando io l'ho rifatta al posto di Mario, dover fare le stesse cose che facevo Mario e vederle da dentro quando invece io prima le vedevo da fuori, è stato dura per me confrontarmi con due grandi, perché lui si è dovuto confrontare con Totò, io mi ci ho avuto a confrontare con Totò e Quiz. Mando un bacio a tutti coloro che seguono Fanpage, continuate a farlo perché è una realtà italiana non indifferente. Alla prossima. Ciao.